verso forse verso il 20 dicembre 69, gli chiesi anche se era possibile sapere qualche cosa sugli attentati dall'ambiente della sinistra extraparlamentare. Siccome le indagini si orientavano a quell'epoca sulla sinistra, sugli anarchici, su altri ambienti di sinistra, c'erano state un sacco di perquisizioni, di fermi, mi è stato risposto che tutto questo ambiente si era chiuso in sé. Conferma il contenuto dell'incisione sul nastro fatto nell'ufficio del SIDE? Resto, mi sento di confermarlo, insomma, secondo il mio ricordo più o meno corrisponde. Però manca certamente qualcosa, soprattutto Domani all'inizio. rispondo. E qual è stato lo scopo di questa registrazione? Maletti era entrato in servizio all'ufficio di Del Sid nel settembre del 71, quindi nel 72 era, diciamo, al Sid da pochi mesi, 6 mesi, un anno, dipende dall'epoca. Ecco. E quindi non conosceva evidentemente a fondo tutto quello che io avevo fatto prima per il servizio a partire dal 67, dal 66. Alcune cose di cui avevo parlato alla Bruna avevo l'impressione che non fossero state riferite, e cioè proprio a partire da quell'episodio del mondo, quando io rivelai quindi al SID i miei contatti con Freda e Ventura, allora vennero fuori tutta una serie di attività, di contatti che avevo avuto. Ritenni necessario e opportuno raccontarle queste attività dal momento che avevo rivelato queste fonti. Ebbi l'impressione, nelle volte successive, vedendomi fare magari una domanda a cui avevo già risposto esaurientemente, che la Bruna non riuscisse a seguire compiutamente questa Non riferisce. ricostruzione e quindi non la riferisse. Allora a un certo punto ho tagliato la testa al toro chiedendo di fare una registrazione in cui raccontavo più o meno tutti questi fatti. Ma doveva essere portato a Maletti questa cosa. Esattamente. Lei, dopo l'articolo apparso sul Mondo, ha avuto un incontro con il generale Maletti, proprio relativo a questo articolo, alla possibilità da parte sua, alla volontà sua di querelarsi. No, in quel caso non ebbi un incontro, gli mandai appunto una lettera, anzi un biglietto. Io in questo biglietto dissi questo: i fatti stanno in questo modo, io non partecipai, non ho mai partecipato a questa riunione, non ho mai fatto viaggi in Italia con Rauti, e prima di recarmi dall'avvocato, anzi addirittura stavo sotto la sede dell'avvocato, telefonai pensando di avere il nulla osta, invece Maletti mi sconsigliò e allora non feci nulla. Mi disse che mi avrebbe mandato, poiché non potevamo, non A era libero lui, mi parlare. avrebbe mandato la sera la Bruna a spiegarmi più dettagliatamente il perché. La Bruna mi disse appunto che Maletti era contrario, Le spiego i motivi e, invece. sì, ma mi disse semplicemente questa è un'operazione giornalistica che poi si smonterà, difatti non venne poi fuori nient'altro. Quella sera, quando la Bruna venne da lei, si riparlò dei suoi rapporti con Freda e Ventura. Mi pare quella sera non ancora, o forse se ne accennò appena. Quanti rapporti contenenti specifiche informazioni attinte all'estero le ebbe a fornire durante la permanenza in Francia e poi in Spagna e in Argentina, dall'aprile 73 fino cioè alla sua costituzione? Ma guardi, io dall'aprile 73 fino a metà di quell'anno fornì un certo numero di rapporti, forse 7-8, e poi dopo non fornì più nulla. No, Ma il 15 settembre 73 lei mandò una relazione al generale. mandai una lettera, conteneva poi dentro all'interno una relazione. Durante la sua permanenza all'estero ha avuto degli incarichi specifici da parte del SID, sempre? All'inizio ebbi l'incarico di fornire tutte le informazioni che era possibile ritrovare sulle organizzazioni extraparlamentari in Europa, ovviamente con maggiori riferimenti in relazione all'Italia anche. Ma parlamentare in No, genere. extraparlamentari di sinistra. Questo incarico le fu dato prima di partire Prima di per. partire. Da chi le fu dato? Dal capitano La Bruna a nome del generale Maletti. Ci vuole spiegare perché si è costituito? La ragione principale che era venuta a mancare, il motivo per cui me n'ero andato, cioè nel momento in cui l'onorevole Andreotti aveva dichiarato apertamente che io facevo parte del SID, non ero più tenuto
a nascondere questa mia appartenenza e quindi potevo rispondere liberamente a tutte le questioni che mi sarebbero venute poste. Io mi ero già posto il problema della Costituzione, tanto è vero che ne parlai anzitutto col mio avvocato e inviai anche un paio di comunicazioni al giudice D'Ambrosio. Ma lei nel costituirsi ebbe a dire che la sua Costituzione avrebbe potuto mettere in pericolo la sua incolumità personale. Era una frase assolutamente generica. È evidente che io mi ero trovato al centro di una questione molto più grande di me. Quindi c'era anche la possibilità che mi accadesse qualcosa. D'altra parte io devo rilevare, mi scusi, che quando arrivai all'aeroporto di Fiumicino c'era un tale apparato di sicurezza che potrei descrivere, che era impressionante, era circondato l'aeroporto, mi dissero i funzionari, c'erano dei mezzi corazzati, quindi significa che questa ipotesi era prevista anche da altri, anche dalle autorità italiane. Quindi non è una frase generica, no? Significa che è un'ipotesi valida, ma è un'ipotesi, non è il motivo della Costituzione. La prima domanda che vorrei rivolgere all'imputato Giannettini è più che una domanda, una contestazione, in ordine alla data alla quale asserisce di avere conosciuto Franco Freda. Da una sua agendina, cartella 10 del 1964, sotto la data dell'8 agosto c'è la notazione Freda. Vediamo la cartella 10, Anastasio. No, ma gli mostriamo l'agendina. Ecco. Dieci volte. Allora potrei vedere io. No. Anzi. Guarda. 8 volte. È sua la gente. Prima di tutto guardi. Sì, sì, è vero. Lei ha detto di aver conosciuto. L'agendina è del 64. Lei ha detto di aver conosciuto Freda nel. Ritenevo nel 66. Invece. Ritenevo. Ho spiegato. Questo. Già da ieri ho spiegato che ho dovuto fare una ricostruzione logica, cioè ritenevo all'inizio avevo detto 67, ho anticipato al 66. E non lo so cosa pensare, io non ricordo assolutamente questa circostanza, e può darsi che l'avessi conosciuto prima o può anche darsi che qualcuno me ne avesse parlato anche e non l'avessi ancora conosciuto. Naturalmente, siccome appunto la ricostruzione della data della mia conoscenza con Freda attribuita al 66 è soltanto logica e non è basata su un preciso ricordo, non posso escludere anche di averlo conosciuto prima. Lettera al generale Maletti. In seguito tentavo un'operazione molto più avanzata che avrebbe dovuto procurarmi informazioni sull'apparato clandestino del Partito Comunista Italiano nel Veneto, strumentalizzando a tal uopo un esponente locale del Partito Comunista passato su posizioni filocinesi. L'operazione non riusciva per motivi che mi restano ancora in gran parte oscuri e che sono poi molto più abbondantemente spiegati dopo. Fu una iniziativa di Giannettini? Fu un'iniziativa sua? No, non fu un'iniziativa mia. Ne parlammo al SID, non ricordo da chi nasque, se nacque da una prima domanda loro. Non ricordo se era Viola o Casca, perché questa non è una cosa immediatamente prima, non è immediata della prima fase. Cioè col defunto generale Casca? Cioè. Non ricordo se. Non ricordo se fosse Viola o Casca. Erano due cose che interessavano al SID. Uno, la ricostruzione dell'apparato paramilitare, e l'altro, se fosse stato possibile, trovare qualche elemento, diciamo, manipolabile che loro poi avrebbero cercato di avvicinare in altro modo. Con Giannettini la galleria dei personaggi acquista un nuovo esemplare interessante. Giannettini si comporta durante le udienze come un uomo prudente, molto prudente, timoroso di quello che potrà succedergli, comprensibilmente. Un comportamento piuttosto dimesso. Si comporta come un uomo d'ordine che non nasconde le sue idee di destra, anzi le proclama,
ma che non parla di obiettivi rivoluzionari. La cosa più interessante, io trovo, nelle sue risposte è il modo in cui considera il SID, perlomeno i suoi contatti nel SID, come degli alleati, come delle persone che hanno gli stessi obiettivi suoi e quindi persone che gli cerca in ogni modo di proteggere e di non coinvolgere. A sensi dell'articolo 364 del Codice di Procedura Penale, io chiedo il confronto tra Giannettini e Freda su queste circostanze. Freda in sostanza ha negato di aver fornito elementi informativi e rapporti, ha negato di aver ricevuto i suoi rapporti di Giannettini, ha negato di aver indicato depositi di armi in riferimento agli ultras di sinistra di Padova, eccetera. Ha negato le infiltrazioni di suoi elementi o di elementi di qualsiasi parte, contrariamente a quanto ha detto Giannettini. Su questi punti chiederei il confronto. Allora, Freda, venga. Devo contestare quanto dice Giannettini. Giannettini afferma che in un primo momento dava personalmente a lei copie dei rapporti e in un secondo momento queste copie dei rapporti gliele mandava tramite Ventura. È vero? Ora io invece radicalmente ho sostenuto di non aver mai ricevuto i rapporti informativi da Giannettini. Giannettini addirittura sosterrebbe che io avrei avuto un interesse e non riesce a specificare, al di là del termine interesse, il contenuto di questo interesse. Io non capisco a questo punto. Una rapida lettura di questi rapporti dimostra, quantomeno a me, che si tratta di aria fritta da un punto di vista di strategia politica. Io avrei dato a Giannettini degli elementi, delle componenti di questi rapporti e lui mi avrebbe dato l'articolazione di questi rapporti, come se io non avessi avuto una macchina da scrivere per battermene, insomma. Dal momento che gli elementi differenziali... No, nega di aver avuto queste rapporti. Sì, nego. Giannettini. Io confermo quanto ho già detto e sostengo che la prova di questo scambio informativo sta proprio nelle schede di personaggi della sinistra veneta che io non conoscevo, io non avevo altri contatti in Veneto, non avrei potuto sapere i fatti personali dell'uno o dell'altro se non da qualcuno che stava in Veneto, e questo qualcuno era Freda. Io vorrei far osservare, e mi permetto anche di dire che questa non è un'osservazione, non è un giudizio, è una rappresentazione elementare per chi legga queste schede, che queste schede non contengono degli elementi politici, contengono delle componenti che rientrano nel concetto di pettegolezzo, di ciaccole, di chiacchiere, rientrano nella privacy di queste persone, non si inseriscono nel dominio della loro attività politica. Quindi questi elementi informativi avrebbe potuto benissimo trasmetterli al signor Giannettini, anche un cameriere del Pedrocchi o un autista di piazza. Faccio osservare che gli elementi erano tanti da presupporre l'esistenza di un coordinatore locale delle notizie provenienti dal cameriere del Pedrocchi e dagli autisti di piazza. Giannettini credo sia astuto e credo si sia reso conto, formulando la sua strategia processuale, che egli debba districarsi dalle affermazioni di Ventura. Non attribuendo a lei le informative sui rapporti o attribuendo a lei di averle dato il rapporto. È l'unica ipotesi che posso fare. Giannettini ha dichiarato chiaramente di essere venuto una volta a Padova, addirittura con viaggio, con l'aereo con viaggio. Pagato dal SID, per discutere con me in ordine ai particolari relativi alla individuazione e alla segnalazione all'autorità governativa di un deposito di armi. Ora Giannettini conosce benissimo, quantomeno dovrebbe conoscerla abbastanza bene, le mie idee, le idee che nutrivo allora, quantomeno, sulla necessità di una, dal mio punto di vista, di una unità operativa, di un'unità d'azione tra coloro che respingevano il sistema superando i limiti dell'equilibrio sia a destra che a sinistra. Sa benissimo che io ho cercato di teorizzare questa posizione. Quindi evidentemente Giannettini
ritiene e vuol far ritenere, affermando una menzogna del genere e la afferma con notevole impudenza, che io facessi il gioco di chi porta le mosche al ragno. Il ragno sarebbe il governo, diciamo. Quindi io, secondo Giannettini, avrei dato la possibilità a questo sistema che disprezzavo e che disprezzo di individuare un deposito di armi di miei, secondo le mie utopie se si vuole, di miei potenziali alleati o comunque di avversari che come me conducevano una lotta contro questo sistema. Questo Giannettini vuol far credere. Confermo quanto ho già detto e devo sottolineare che Freda solo ora parla di queste sue, le ha chiamate utopie, circa una potenziale collaborazione fra la destra e la sinistra contro il sistema. A quel tempo, almeno con me, non teneva affatto questo linguaggio. Quello di persona di estrema destra, cioè considerava avversari tanto le sinistre quanto il governo. Queste affermazioni del Giannettini nemmeno credo si possano definire bugie. Rientrano nella sua tattica del bacio del lebroso, evidentemente. Lui attribuisce a me la sua astuzia e la sua abilità indubbia di mistificazione. Giannettini sa benissimo che la mia preoccupazione come politico allora era quella di impedire che questi gruppi che lui una volta chiamava, anche se impropriamente, Nuova Sinistra e che oggi pare che inserisca rozzamente nel cliché della sinistra, mia preoccupazione era che questi gruppi, usciti secondo me fuori dall'equilibrio della sinistra del sistema, non venissero di nuovo fagocitati all'interno di questo sistema in nome di questa unità, di questa Union Sacrée, di questa unità d'azione antifascista. Quindi semmai la mia preoccupazione come osservatore politico era quella di contribuire, dopo aver analizzato il fenomeno, a rettificare questa specie di distonia dal mio punto di vista ideologico. Infiltrare degli elementi significa inserire in un organismo estraneo degli elementi con una funzione di provocazione, è vero, quasi degli enzimi che scatenino una certa reazione per danneggiare questi organismi. Ora io non ho mai avuto nessuna intenzione di aprirmi a prospettive del genere e Giannettini lo sa benissimo. Sa anche benissimo, conosce benissimo la composizione umana e il grado di sensibilità politica di questi gruppi oltranzisti di sinistra. Ora invece, dalle sue affermazioni, pare che li ritenga tanto imbecilli da rimanere inerti di fronte a una qualsiasi opera di pretesa infiltrazione a livello di provincia. La spiegazione del termine infiltrazione data da Freda è parziale e tendenziosa. Io affermo che una persona che si inserisce in un gruppo per raccogliere delle informazioni è un infiltrato, quanto chi vi si inserisce per altri motivi. Il motivo dell'infiltrazione nostra era questo. Giannettini dimentica che le sue schede contenevano solo pettegolezzi, non notizie sulla attività parlare. Lui è stato zitto, l'ha lasciato parlare. Allora, evidentemente ha un'olimpicità che io non ho, una faccia di bronzo che io non ho. Evito di polemizzare su questo giurie, Freda. Non è un insulto, è una constatazione. No, non è un insulto, che cos'è, un complimento? Una constatazione. No. Io evito di farle queste constatazioni, preferisco non farle. Allora, si è dato che gli imputati insistono ognuno nella propria dichiarazione. Maletti, si accorge? Signor Presidente, io desidererei che venisse letta o fatta leggere e assunta a verbale una mia dichiarazione. Signor Presidente, signori giudici, so che c'è molta attesa per la mia deposizione, come se da me soprattutto potesse venire la verità sulla trama che ha portato alla strage di Piazza Fontana. Io non so, ed è compito della Corte chiarirlo, dal momento che l'istruttoria ha formulato solo ipotesi accusatorie, non so se nei servizi di sicurezza del 1969 ci fosse qualcuno che sapeva ed abbia taciuto,
o peggio ancora che abbia contribuito a preparare ciò che poi sicuramente avvenne. Personalmente lo escluderei, ma recisamente sottolineo e ribadisco, primo, che il SID non costituiva neanche all'epoca la totalità dei servizi di sicurezza nazionali. Secondo, che io appartengo ad un altro periodo delle cronache o della storia del SID, un periodo che comincia il 15 giugno 1971, esattamente 18 mesi dopo l'attentato di Piazza Fontana. E terzo, che sotto la mia personale direzione e con il mio quotidiano stimolo, il reparto D del SID tra il 1972 e il 1975 si prodigò in attività informative operative contro elementi eversivi di vario colore, attività che per quanto riguarda gruppi anti-istituzionali di destra culminarono nella consegna al Ministro della Difesa, che prontamente lo trasmise alla magistratura, di un importante dossier su tali gruppi. È incompatibile con la figura morale mia e dei miei dipendenti e con la concretezza stessa delle realizzazioni da noi conseguite e rese note alla magistratura. È incompatibile, ripeto, anche la sola ipotesi che si siano voluti agevolare con loschi favoreggiamenti uomini imputati di strage. Io ho servito il Paese per quasi 40 anni nei quadri dell'esercito, in guerra ed in pace, ricoprendo incarichi via via più delicati ed importanti in Italia e dall'estero ed assolvendoli sempre con fedeltà ed onore. Poiché nessuna deviazione c'è stata, nessuna volontà dolosa, nessun intento meno che chiaro e ovviamente non può esservi stato movente e plausibile, respingo ancora una volta le accuse rivoltemi. Rimango a disposizione di questa Corte per i quesiti che vorrà pormi. Il generale Gianadelio Maletti è arrivato a Catanzaro alla 69esima udienza, siamo ai primi di luglio del 1977, lo abbiamo sentito leggere i brani più importanti di una sua dichiarazione. Ha 57 anni al momento, dopo essere stato addetto militare in Grecia, diventa capo del reparto D del SID il 15 di giugno del 71, dove rimane fino all'ottobre del 75. Come vedremo anche in questo processo, come in altri che si stanno svolgendo in Italia, in quei giorni ci sarà uno scontro, un duro scontro con il suo ex capo, il generale Miceli, ex capo del SID. Certo, con lui abbiamo un'escalation ormai in questo processo, no? Dagli estremisti, poi siamo passati a Giannettini che era un informatore del SID, adesso abbiamo un uomo del SID, il generale Maletti. Tanto il quadro comincia a chiarirsi, ci ponevamo delle domande all'inizio, ci chiedevamo come mai ci sono stati degli ufficiali nel SID che in qualche maniera avevano rapporti con estremisti, nemici della Repubblica. Vediamo, sappiamo oramai che alcuni di questi ufficiali avevano dei fini puramente politici, erano timorosi del centro-sinistra e cercavano di impedirlo, di impedirgli di andare avanti. Altri invece avevano fini eversivi e questi fini oramai si sono anche chiariti, sappiamo chi erano e cosa facevano. Maletti in un primo tempo sembrava un uomo d'ordine, un difensore della Costituzione e basta. Vedremo invece nell'interrogatorio al quale stiamo per assistere che anche la sua posizione, a mano che gli si fanno certe domande, diventa meno limpida. Durante il periodo della sua collaborazione, sua di Giannettini, a chi Giannettini consegnava i suoi rapporti? Diretta personalmente? Giannettini consegnò i suoi rapporti a me personalmente fino al settembre 1972. Successivamente delegai il capitano Labruna a ritirare i rapporti stessi quando veniva segnalata l'elaborazione e disponibilità di questi. Il capitano Labruna le ha riferito i discorsi avuti con Giannettini circa i suoi rapporti con Freda e con Giovanni Ventura? No, mai. Mai. Ha ascoltato la registrazione incisa da Guido Giannettini nell'ufficio di Via Sicilia il 10 gennaio 73. Non l'ho mai ascoltata. Mai? Mai. Le ha consegnato il nastro il capitano Labruna? Il nastro non mi è stato consegnato dal capitano Labruna, mi è stato detto dal... Il giudice istruttore di Milano, D'Ambrosio, ha chiesto al reparto di... se disponesse di un nastro inciso da Giannettini in una conversazione che aveva avuto a Via Sicilia nel gennaio del 73. Questo venne chiesto, se non mi sbaglio, a settembre del 74 dal giudice D'Ambrosio.
Io chiesi al capitano La Bruna se esisteva una tale registrazione, il capitano La Bruna mi disse che sì, esisteva, e io gli diedi disposizione di mandarla al più presto al giudice del corso. Non ascoltai la registrazione. Si avvicini di più. Non ascoltai la registrazione, ma lessi la trascrizione della registrazione stessa. Nell'interrogatorio del 6 dicembre 1974, ci arrivavo, lei ha dichiarato espressamente: volutamente il 18 giugno 1974 dichiarai per iscritto che la collaborazione di Giannettini con il SID era cessata nel marzo 1973. Ciò feci, ha detto, perché sapevo che la dichiarazione sarebbe stata consegnata al Ministero della Difesa, luogo non sempre adeguatamente protetto sotto il profilo della riservatezza. Conferma questa dichiarazione? Confermo pienamente. Ma questa informativa lei la dava a esplicita richiesta del suo capo servizio. E allora che motivo aveva tanta riservatezza col suo capo servizio? Il mio capo servizio mi aveva chiesto di fornire questa notizia per successivo uso da parte del ministro, che io ignoravo quale sarebbe stato, uso di cui ignoravo l'estensione, quindi ignoravo che poi il ministro della difesa del tempo ne avrebbe fatto uso in sede di, se non erro, commissione parlamentare. A questa prima sua nota ne è seguita un'altra del 20 giugno 74 e poi una terza del 29 giugno 74. E nemmeno in queste due lei ha citato i contatti con Giannettini successivo al mandato di cattura. Signor Presidente, io devo fare presente che all'epoca il reparto D, e per esso in particolare il NOD, già citato ieri, aveva in corso un'attività molto importante che sarebbe poi sboccata in una consegna alla magistratura di un dossier di cui oramai è nota l'esistenza presso il Tribunale di Roma, dove si svolge il processo. Le notizie fornite alla magistratura dovevano essere coperte fino all'ultimo momento dal massimo della riservatezza, e questa riservatezza era indispensabile finché non si fosse tradotto in un rapporto scritto che fu consegnato, come ho già detto ieri, al Ministro della Difesa ai primi di luglio, il ricavato delle informazioni che noi avevamo ottenuto da determinati collaboratori. Come mai lei al suo superiore diretto non ha ritenuto di dire: guardi che io ho ottenuto questa linea di condotta per questo motivo? Signor Presidente, adesso qui bisogna entrare nel vivo del discorso. Il mio superiore diretto al tempo sembrava coinvolto, ed era in effetti coinvolto, nel golpe borghese. Io non potevo dirgli quelle cose che avrebbero potuto danneggiare la mia attività. Poiché riteneva inquinato Micheli, perché non saltò Micheli e si presentò dal ministro per renderlo? Se mi fate arrivare, c'è. Io sono lento nei riflessi. Io avevo una dipendenza gerarchica che non potevo scavalcare in quel momento. E in effetti la consegna del dossier ai miei superiori è avvenuta allorché il generale Micheli era in posizione di affiancamento per imminente sostituzione all'ammiraglio Casari, di modo che io potessi raggiungere la certezza che questa nota veniva vista dalle due persone e inoltrata senza ulteriori eventuali soste. La domanda del pubblico ministero riguarda la riunione indetta da Micheli nel giugno del 73, in cui si decise di non rivelare alla magistratura il legame di Giannettini con il SID. Spiego molto chiaramente. La riunione era stata indetta dal capo del servizio per decidere. Gli elementi per la decisione dovevano essere forniti dall'ufficio D. L'ufficio D, nella persona del generale Maletti, c'era anche un altro ufficiale presente, ma il generale, ovviamente, era il comandante, non orientò gli altri ufficiali sulla situazione. Se la decisione doveva scaturire, sia pure in sede tecnica, dalla considerazione e dalla valutazione degli elementi di fatto, omettere di sottoporre agli altri colleghi, tutti altri ufficiali, gli elementi di fatto, voleva dire sostanzialmente disorientare gli altri ufficiali presenti alla riunione. Capendo la domanda. Benissimo.
Nel corso della riunione del 27 giugno 73, io non parlai dei rapporti tra Freda e Ventura da una parte e Giannettini dall'altra. Non lo feci perché, quanto a me risultava in merito a tali rapporti, non avevo un'importanza tale da poter influenzare la decisione che doveva essere adottata. Con questo, evidentemente, io non ho voluto nascondere la conoscenza da parte mia di rapporti particolari esistenti e a me noti, o meglio a me ignoti, tra il Freda e Ventura. Ho detto che quanto sapevo di quei rapporti non aveva alcuna importanza, cioè quanto io sapevo, che poteva essere anche pochissimo o nulla del tutto, non poteva avere influenza sull'andamento di quella riunione. Vito Giannettini ha sempre affermato di aver riferito al generale Maletti che le sue fonti erano Freda e Ventura nell'aprile 72, allorché venne pubblicato un articolo su Il Mondo. Premesso che il motivo della confidenza, a dire di Giannettini, era costituito dalla intenzione di proporre querela, premesso che il generale Maletti al riguardo ha reso delle dichiarazioni un po' diverse. In un primo tempo, il 21 agosto, cioè non ricordo che Giannettini mi abbia parlato dell'articolo di Sanavio. Cioè non è che avesse eccessivo interesse per il servizio una notizia pubblicata sulla stampa. In un'altra occasione, precisamente il 2 luglio, c'è vero che nella primavera del 72 sconsigliai Giannettini dall'intraprendere qualunque iniziativa giudiziaria contro il settimanale Il Mondo, ma non ricordo che nell'occasione mi abbia fatto i nomi di Freda e di Ventura. Sarei portato ad escluderlo perché quei nomi mi erano già noti e se Giannettini li avesse fatti avrei soffermato l'attenzione sulla cosa. Avere sconsigliato Giannettini dal proporre querela presuppone pertanto che abbia letto, preso visione del contenuto dell'articolo per poter orientare Giannettini sulla opportunità o meno di proporre querela. E allora io aggiungo, cioè contesto al generale Maletti, che la versione di Giannettini su questo punto appare più veritiera e che è inattendibile che non abbia soffermato la sua attenzione su una notizia giornalistica, anche in considerazione del fatto che nell'articolo si parlava, oltre che di un elemento del SID, anche della possibilità che a Padova vi fosse stato un ufficiale delle forze armate. Il fatto è avvenuto nel 1972, vero? Sì. Più di 5 anni fa. Come posso oggi ricordare questi particolari? Giannettini era un informatore, non ce n'erano certo molti di informatori a mia disposizione, ma era una delle tante fonti il cui prodotto convogliava sul mio tavolo. Questo particolare non lo posso ricordare. Il generale Maletti lunedì scorso, mi pare, a domanda se era a conoscenza che nel gennaio 74 era stato emesso un mandato di cattura contro Giannettini, rispose e ritengo di aver appreso la notizia dalla stampa. Vero? Sì. Il pubblico ministero le contesta che il giudice istruttore di Milano in data 21 gennaio ha inviato al capo del SID una copia del mandato di cattura. È venuta a conoscenza di questa trasmissione? Sì, certamente sono venuta a conoscenza. Ma la prima notizia, lei mi insegna, giudice, che la stampa... Beh, quindi dovremmo precisare che... Un minuto dopo che il mandato di cattura era stato emesso, l'aveva pubblicato. Successivamente all'emissione del mandato di cattura, il generale Maletti, nelle scorse udienze, ha riferito di avere operato una scelta fra la possibilità di denunziare il collaboratore per un eventuale procedimento di estradizione o continuare un collegamento. Nello stesso periodo assume di avere, in una conversazione con l'ammiraglio Enke, sostenuto nuovamente il punto di vista che occorreva comunicare all'autorità giudiziaria il nome di Giannettini. Ebbe per davvero questa conversazione con l'ammiraglio Enke nel febbraio 1974? Confermo che ebbi questa conversazione. Io chiedo che venga contestato al generale Maletti che nello stesso periodo di tempo assunse due posizioni, cioè operò quel bilanciamento di interesse pro Giannettini e nello stesso tempo ebbe un colloquio con l'ammiraglio Enke nel quale cercò di spingere il superiore verso la denuncia del collaboratore. Quando nel febbraio, mi pare, del 1974 parlai con l'ammiraglio Enke, non cercai affatto di spingerlo in una determinata direzione. Gli espressi il mio parere sulla opportunità che a suo tempo si sarebbe stata di formulare il nome del Giannettini al giudice D'Ambrosio. Con questo, naturalmente, non intendevo rinunciare alla facoltà che mi ero già e alla responsabilità che mi ero già assunta di utilizzare Giannettini finché possibile. È stato detto che ci fu una riunione del Consiglio dei Ministri nel quale si decise di non rivelare la funzione di Giannettini.
a questa decisione, alla formazione di questa volontà politica, potrebbero aver collaborato sia l'ammiraglio Henke, che era capo di Stato Maggiore, se non sbaglio, all'epoca, o il generale Miceli, che era capo del TIR in quel momento. È informato se l'uno o l'altro, ambedue, contribuirono a quella formazione? Non ritengo che si trattasse di una riunione del Consiglio dei Ministri, ma di una riunione di tre ministri soltanto, cioè Presidente... Sa chi ha collaborato alla decisione presa da questo? No, no, Presidente, scusi. Sì, sì, sì. Presidenza, difesa, interno, se non erro. Certo. Non so, ma ritengo che l'opinione del Ministero della Difesa ed in particolare dello Stato Maggiore Difesa e del SID siano state recate a questa riunione, se c'è stata, perché ritengo che ci sia stata, io non ho assistito, né so quando abbia avuto luogo, sia stata portata, ripeto, o dal Capo di Stato Maggiore della Difesa stesso o più probabilmente dal Generale Miceli. Il generale Maletti sarà condannato a 4 anni, di cui 2 condonati, mentre il capitano Labruna a 2 anni, con sospensione della pena per 5 anni. A proposito del fatto che i 2 ufficiali avessero ereditato nefandezze altrui, si dice proprio così nella sentenza, nefandezze compiute mentre loro non erano ancora al SID, il giudice riconosce alcuni aspetti di verità a questo argomento su cui gli avvocati di Maletti e Labruna hanno insistito molto. Tuttavia, dice nella sentenza, per quanto difficile e condizionata possa essere stata la loro scelta, è indiscutibile che essi raccolsero ed accettarono, sia pure entro certi limiti, quell'eredità di nefandezze pur avendo il preciso dovere di rifiutarla. In vero, continua la sentenza, le illegittime ed innegabili coperture dagli stessi apprestate in favore di esponenti dei gruppi eversivi che operarono nel 69 dimostrano con tutta evidenza la loro solidarietà con questi ambienti inquinati del potere ai quali la difesa si è riferita. E più avanti, i reati commessi dai 2 ufficiali del SID costituiscono indubbiamente l'esplicazione di un medesimo disegno criminoso. Ecco, a proposito dei servizi segreti, si è fatta una certa confusione quando si è sviluppata una polemica intorno al processo. Si è detto che i servizi segreti, in quanto tali, devono in qualche maniera agire fuori della legge, devono essere esentati dall'osservanza rigorosa della legge. Ora, la sentenza precisa questi concetti in maniera senza dubbio ineccepibile. Ci può essere una certa elasticità per quanto riguarda l'adozione dei metodi, dei mezzi, ma non ci può essere alcuna elasticità per quanto riguarda i fini, gli obiettivi. Quindi un passaporto falso rientra nell'elasticità dei mezzi di cui diciamo, ma un'azione politica mirante a favorire una certa formazione o certi partiti e danneggiarne altri, questo non è assolutamente lecito a nessun servizio segreto. Così come non è lecito proteggere uomini che sono perseguiti dalla magistratura. Eppure queste cose sono successe. E allora è evidente, queste udienze mettono in luce un periodo che possiamo chiamare proprio il periodo nero della Repubblica. Abbiamo visto ufficiali dell'esercito, in un reparto così delicato come quello dei servizi segreti, in connivenza con estremisti. Abbiamo visto un generale Maletti che non manda il rapporto al Ministero della Difesa perché non si fida della riservatezza del Ministero della Difesa. Giustamente il giudice è stupito, gli dice come mai può succedere una cosa del genere. Abbiamo visto ancora Maletti che non si fida del suo superiore diretto, generale Miceli, perché lo ritiene coinvolto in un tentativo di colpo di Stato. Siamo a una situazione desolante, una situazione squallida, e il processo, senza dubbio, il processo di Catanzaro ha avuto questa funzione estremamente importante di mettere in chiaro situazioni di questo genere. Con questo non vogliamo dire, non voglio dire perlomeno che i pericoli siano sventati per sempre, non possiamo dire che la Repubblica si sia, come dire, si sia oramai immunizzata contro pericoli siffatti per l'avvenire. Queste cose possono sempre risorgere, ciò nonostante il fatto che siano state puntualizzate e denunciate è senza dubbio una pagina positiva nella storia della Repubblica. Ma ritorniamo agli imputati di strage, Freda, Ventura, Giannettini, poi tutti e 3 condannati all'ergastolo.
come abbiamo visto nella prima puntata come in questa, Freda che ha rotto i ponti con Ventura. Ventura a sua volta che si è fatto trovare su posizioni politiche opposte a quelle di Freda, manifestando anche screzi sul piano personale. Giannettini che attacca duramente Freda, Freda che attacca duramente Giannettini. Non ti sembrano incomprensibili questi atteggiamenti, un po' curiosi? Lo sono, e sono probabilmente soltanto dei tentativi di confondere le acque e così, di dimostrare alla Corte che non c'era un'associazione a delinquere, mentre la Corte è convinta che ci fosse. Quindi fumo negli occhi e niente di più. Appunto, tanto che il giudice non ha dubbi sulla coralità di Giannettini con Freda Ventura e definisce nella sentenza questo loro legame il criminoso vincolo societario Freda Ventura Giannettini. E dice ancora, senza mezzi termini, che Freda Ventura sapevano perfettamente che Giannettini era uno legato con gli alti vertici militari. Perciò, scrive il giudice, sarebbe stata proprio una follia tenere informato dello sviluppo di una strategia sovversiva e terroristica un elemento così vicino alle alte gerarchie militari e ai servizi di sicurezza dello Stato se non si fosse potuto contare sulla sua complicità.